Buonasera Massimo, eccoci qui per commentare una sconfitta, Cascione che però diciamo è stata figlia di una partita giocata bene dal Pescara, Pescara grintoso, intenso, fino all'84esimo ha avuto lei le palle per sbloccare la partita, alla fine l'ha vinta il Cesena. No, sì, devo fare i complimenti ai ragazzi veramente perché hanno fatto una grandissima partita che a un certo punto, poi verso il secondo tempo, nella metà gara, metà tempo della ripresa, avevamo preso anche campo, eravamo andati in fiducia, il Cesena aveva perso un po' le distanze, poi dopo c'è stata l'occasione con Cornero che ha preso il palo e c'è stato un grandissimo lavoro sotto il piano difensivo, meno magari sotto il profilo del palleggio il primo tempo, poi il secondo tempo siamo stati molto bravi a venire fuori anche in personalità. Dispiace perché comunque sapevamo che Cesena sulle palle inattive è una squadra molto solida, forte. Cosa è successo sull'azione del gol? No, no, c'è stata solo una disattenzione sulla marcatura e è riuscito a prendere quel metro da poter poi dopo impattare la palla. Però al di là di questo, quello che mi interessava è vedere una squadra che sapeva confrontarsi con la più forte del campionato e l'ha fatto a testa alta, giocando anche un buon calcio nella ripresa. Peccato perché, come ho detto, ci credevamo e sapevamo che avevamo la qualità per fargli male, ma poi dopo l'episodio ha cambiato tutto. Primo tempo, squadra molto attenta. Il Pescara sostanzialmente ha concesso zero al Cesena, al contrario, una volta Cuppone, soprattutto il destro di Aloi, Pescara ha sfiorato il vantaggio. Nel secondo tempo, oltre all'attenzione, anche la qualità, diceva lei. È la via giusta verso i playoff, che però il Pescara inizierà da dietro. No, no, ma quello che abbiamo fatto oggi è stato quello di alzare l'attenzione in maniera massimale. E il primo tempo sapevamo comunque che avremmo sofferto un pochino, però volevamo portare la partita in equilibrio più possibile, cercando poi dopo di farli aprire nella ripresa, ed è successo questo. Poi comunque loro hanno giocatori che sa risolvere la partita anche se magari non hanno tirato molto in porta. C'è stato un tiro il secondo tempo di Spendi. Poi grande occasione, hanno avuto stato tanti cross, potenziali occasioni, ma niente di pericoloso, niente di concreto. Anzi, forse siamo stati molto più bravi noi a concludere, arrivare vicino al gol. Però, come ho detto, quello che mi interessava è ritrovare lo spirito di gruppo, la mentalità giusta e penso che comunque stiamo lavorando bene. Ci sono ancora cose, ma come è ovvio, da migliorare. Ma la squadra risponde bene, viva. Ultima da parte mia, nel secondo tempo, nella parte finale, forse dal punto di vista tattico, l'unico neo che con l'uscita di Dagasso e l'ingresso di Franchini, Donnarumma iniziava l'azione con un po' troppo spazio, è arrivata un po' tardi lì. Sì, siamo arrivati un po' in ritardo, poi Matteo aveva preso le misure, aveva capito come muoversi, poi tra il primo e il secondo tempo abbiamo fatto qualche accorgimento, qualche cambio e dopo abbiamo trovato le distanze giuste anche per andarli a chiudere lateralmente. Dopo Simone diciamo che ha interpretato bene la gara, magari su quell'occasione lì bisognava temporeggiare un pochino, però sono cose che comunque in una partita ci stanno, però bisogna migliorare questi dettagli qui perché fanno la differenza alla fine. Studio per Emanuele Cascione, Massimo. Giuseppe Tambone che è appena arrivato, buonasera Giuseppe. Buonasera. Emanuele per te. Mister, innanzitutto un complimento che è quello di aver letto bene la partita. Credo che il piano gara sia stato corretto. È chiaro che all'inizio di questo percorso incontrare subito la prima della classe in una partita per loro così importante non era ideale. No, ma noi, guarda, sia io che la squadra siamo scesi in campo determinati, sapevamo che potevamo raccogliere dei punti e alla fine è stato solo un episodio che ha cambiato la gara, perché siamo rimasti in partita fino all'ultimo, anche dopo il gol, anche se mancava poco, siamo stati lucidi, non, abbiamo provato ad attaccare sempre comunque con criterio.
La gara è stata interpretata bene da tutti sotto profilo tattico, di mentale. Ho visto una squadra molto rabbiosa, determinata, sui contrasti riuscivamo sempre comunque ad arrivare primi. Devo dire, è stata un'ottima partita, solo il risultato è stato negativo. Massimo per Cascione. No, io velocemente, intanto ti devo chiedere una curiosità, Emmanuel, ti faccio i complimenti per questa partita, avete detto tutto sul piano tattico e poi insomma nel secondo tempo la squadra ha alzato il baricentro e migliorata anche la proposta di gioco. Ti volevo chiedere, prima hai parlato di palo di Accornero, quindi mi confermi che è stato un palo? La sua conclusione, cioè deviata da Donnarumma? Sì, ha preso... Almeno dalla immagine ho visto che sulla deviazione poi la palla ha preso il palo esterno. Ma lo so, a me non piace tanto parlare di queste cose qui perché la partita è finita 1-0, quindi c'è poco da discutere. Normale che sarebbe stato poi dopo un'altra gara, sempre comunque di sofferenza come è stato poi alla fine, però avevamo, come ho detto, avevamo preso le misure, avevamo preso sicurezza anche nella fase difensiva, sui cross eravamo sempre molto attenti in marcatura. Al di là poi del palo, che sono sincero, in presa diretta, in telecronaca non avevo visto, nel senso che è sembrata la deviazione, la palla che uscisse di pochissimo, è stata bellissima l'azione a Cornero Merola e come a Cornero si è costruito con la qualità quel tiro. Sì, sì, no, perché poi dopo, tra primo e secondo tempo, ho cercato di cambiare qualcosa anche sotto il profilo del palleggio, perché Davide e Federico erano abbastanza chiusi sulle fasce laterali, perché loro riuscivano sempre comunque a accorciare, andare a raddoppiare e non c'erano tanti sbocchi. Venendo a giocare tra le linee, loro sono andati molto in difficoltà e in più comunque è aumentato anche l'intesa tra i tre giocatori davanti. Anche Gigi, gli ho chiesto di allungare un pochino la squadra, la difesa avversaria, perché all'inizio giocando spalle alla porta, loro avendo grande fisicità ci anticipavano sempre e ripartivano. Giocando un po' più sulle linee centrali hanno fatto un po' fatica poi dopo a essere aggressivi.